serata, pochissime parole sul gruppo del CUT, Centro Universitario Teatrale che l'ha organizzata. Il CUT ha per statuto, come compito unico, la diffusione della pratica teatrale, senza fini di lucro, ma con un obiettivo esclusivamente culturale. La politica culturale è ispirata dal mondo accademico, ha nel suo repertorio i grandi del teatro universale, senza barriere e pregiudizi. Il gruppo costituito a Gravina seguirà queste direttive e coloro i quali intendono aderirvi devono sapere che oltre ai sacrifici, all'impegno personale, allo studio accurato e sempre più approfondito dei testi, non avranno altra gratificazione salvo che queste occasioni. Obiettivo fondamentale è la formazione di una vera e propria compagnia. Anche l'amministrazione dei fondi eventualmente ricevuti per organizzare spettacoli sarà tenuta in modo da rendere pubblico il resoconto finale. Di fronte agli spettacoli che i recenti avvenimenti ci offrono, non si ha altra strada se si vuole essere credibili e coerenti che imboccare strade diverse. Il CUT è aperto a tutti e cercherà di rendere stabile la sua presenza, il che non significa che si lavorerà soltanto a Gravina. Il repertorio avranno sempre gli stessi testi o gli stessi attori. Altri lavori potranno vedere la partecipazione di iscritti provenienti da altri centri e dal capoluogo. Il gruppo sarà saldato intorno a principi rigidi, a compiti culturali ben definiti in partenza dall'università e a obiettivi che non sono soltanto quelli della pura e semplice rappresentazione. E pertanto, soltanto in questa logica, potrà dirvi chiunque. Un cordiale ringraziamento all'amministrazione comunale che ci ha messo a disposizione il teatro, alla cooperativa Questa Città e al suo presidente per il loro costante e anche affettuoso sostegno. E ora passiamo alla serata dedicata a Dostoevskij e Cieco. Inizieremo prima con due quadri tratti da Lisa a proposito della neve bagnata di Dostoevskij. Tra un quadro e l'altro ci sarà una brevissima pausa. Seguirà L'orso di Cieco. Per esigenze tecniche occorrerà tra le due rappresentazioni un intervallo di circa 15 minuti. Per motivi didattico-sperimentali, durante tutto l'arco dello spettacolo ci sarà una ripresa audiovisiva, per cui vi preghiamo di rispettare il massimo silenzio. La vostra approvazione o disapprovazione benvengano, ma possibilmente al termine delle rappresentazioni. Fiducioso in questo, il CUT vi augura una piacevole serata. Lisa. Oggi che tempo nebbia e brutto. Sei di qui. Di dove? Di... Sei tedesca? Sono russa. Da molto sei qui? Dove? Nella casa. 15 giorni. Hai padre e madre? Sì. No. Io. Dove sono? Là. E chi sono? Così. Come così?
E chi sono? Di che condizione? Borghesucci. Hai vissuto sempre con loro? Sì. Quanti anni hai? Beh. E perché li hai lasciati? Così. Oggi trasportavano una cassa da morto e per poco non l'hanno fatta cadere. Una cassa da morto? Sì, in via Sennaia. La trasportavano fuori da una cantina. Da una cantina? No, da una cantina, ma da uno scantinato. Beh, sai, là in basso, da quella casa di malaffare, c'era un tasso di ciume intorno, gusci, immondizie. Puzzava. Era schifoso. È brutto oggi portare alla sepoltura qualcuno. Perché è brutto? C'è neve, umidità. Fa lo stesso. No, è orribile. I becchini bestemmiavano perché la neve li bagnava. E nella fossa probabilmente c'era l'acqua. Perché l'acqua nella fossa? Ma sì, sul fondo, per circa 2 palmi. Qui al cimitero Volkovoi non si scava nemmeno la fossa che sia asciutta. E perché? Ma come perché? È un sito acquoso, l'ho visto io stesso, molte volte. Possibile che ti sia indifferente morire? Ma perché dovrei morire? Un giorno o l'altro dovrei pur morire, e morirai, esattamente come la morta di stamane. Era anche lei una ragazza, è morta triste. Una sgualdrina poteva morire all'ospedale. Era in debito verso la sua padrona e volle servirla proprio sin quasi all'ultimo, sebbene fosse tisica. Dei vetturini lì intorno parlavano con dei soldati e lo raccontavano. Forse erano suoi vecchi conoscenti. E ridevano. Si preparavano a ricordarla anche all'avvento. E all'ospedale sarebbe forse meglio morire. Non è tutto. Ma perché dovremmo? Beh, se non ora più in là. Beh, anche più in là. Ma come potrebbe essere? Beh, ora tu sei giovane, bella, fresca e ti danno un certo valore. Ma dopo un anno di questa vita non sarai più così appassionato. Tra un anno? In ogni caso tra un anno avrai meno valore. Passerai di qui a qualche altro posto. E poi dopo un altro anno in un'altra casa, sempre più in basso. E fra 7 anni arriverai alla cantina della via Sennaia. Questo andrebbe ancora bene. Il guaio è se ti avvi più tirare fuori qualche malattia. Beh, diciamo qualche debolezza di petto, sia che ti prenda freddo da te o per qualcos'altro. In una vita come questa, la malattia passa malamente. Magari si attacca così e non ti lascia più. Ed ecco che muori. Vuol dire che morì. Eppure si prova rimpianto. Di? Rimpianto della vita. Avevi un fidanzato, eh? E che faremo? Ma io non voglio cavarti fuori nulla. Non mi riguarda, perché ti arrabbi? Certo, avrai avuto i tuoi dispiaceri, ma io che c'entro? Così. Provo compassione. Di? Compassione di te. Ma dimmi un po', tu pensi di essere sulla buona strada? Io non penso niente. E il male è proprio che non pensi. Torna in te, che c'è tempo, e il tempo c'è. Sei ancora giovane, bella. Potresti innamorarti, prendere marito, essere felice. Tutte le donne che hanno marito
E quando si ha l'amore, si può vivere anche senza felicità. Anche nel dolore la vita è bella. È bello vivere al mondo comunque si viva. Ma qui che cosa c'è? All'infuori del fetore. Non badare a me, al fatto che io sono qui. Io non devo sentirti, le sento. Del resto, forse sono peggio di te. Sono entrato qui ubriaco. E inoltre l'uomo non devi affatto sentire d'esempio alla donna, è un'altra cosa. Io, anche se mi insudicio, mi sporco, non sono comunque uno schiavo di nessuno. Vado e vengo, non lascio traccia, mi scuoto di dosso ogni cosa e non sono più qui. Ma vedi, che cosa sei tu sin dal primo momento? Una schiava, sì, una schiava. Tu devi a tutto, tutta la tua volontà. Vorrai poi spezzare queste catene, ma non potrai più, sarai impastoiata sempre più fortemente. È una catena maledetta. Io la conosco. Di altro non parlo neppure. Magari non capiresti. Ma dimmi un po', di sicuro sei gentile con tuo padrone. Beh, vedi, eccoti la catena. Non ti riscatterai più, così faranno. È come dar l'anima al diavolo. E inoltre, anch'io forse sono altrettanto disgraziato. Che ne sai tu? E mi ficco apposta nel fango, anch'io per la malinconia. Non si beve forse dal dolore? Beh, io sono qui dal dolore. Che c'è di bello qui? Noi due poco fa ci siamo uniti e in tutto il tempo non ci siamo detti una parola. Poi tu ti sei messa ad esaminarmi come una selvaggia ed io ho fatto lo stesso con te. E forse così sia. E forse è così che una persona deve unirsi ad un'altra persona. No, non è che l'indecenza. Ecco. Perché sei venuta qui? Cosa? Eppure come sarebbe bello vivere nella casa paterna. Si sta caldi, liberi, è il nostro nido. E se non fosse così bello? E chi lo dice? Tutto può capitare. Infatti io sono sicuro che qualcuno ti ha offesa e che sono piuttosto gli altri ad essere colpevoli verso di te che non tu verso di loro. Io non so nulla della tua storia, ma una ragazza come te probabilmente non capita qui di sua volontà. E che ragazza sono? Vedi Lisa, ti dirò di tutto. Io, se avessi avuto una famiglia sin dall'infanzia, forse non sarei quello che sono ora. Ci penso spesso. E per quanto si stia male in famiglia, si tratta pur sempre del padre e della madre, non di nemici, non di estranei. Almeno una volta all'anno ti dimostreranno il loro affetto. Sai pur sempre che sei a casa tua. Io sono cresciuto senza famiglia. Per questo, probabilmente sono venuto su così insensibile. Se fossi padre e avessi una figlia mia, mi pare che a te amerei più dei maschi. Davvero? E perché? Non so. Vedi, Lisa, io conosco un uomo
che era un padre molto severo, duro. Ma con la figlia stava in ginocchio. Non poteva stancarsi di ammirarla. Le baciava le mani, i piedi. Lei la sera ballava in qualche serata e lui stava lì fermo per 5 ore, non le toglieva gli occhi di dosso. Era pazzo di lei, questo lo capisco. La sera lei era stanca, si addormentava e lui si svegliava e andava a baciarla addormentata com'era e a farle il segno della croce. Lui andava vestito con un giubboncino unto, era raro per tutti, ma non per lei. Per lei spendeva gli ultimi soldi, le faceva ricchi doni, ed era una gioia per lui quando il dono era capito. Il padre ama le figlie sempre più della madre. E per molte ragazze è un'allegria vivere in casa. E io credo che mia figlia non la meriterei. E come mai? Sarei geloso. Via! Come potrebbe mettersi ad abbaccio ad un estraneo? A voler bene a un altro più che al padre. Oh, è doloroso persino immaginarlo. Certo. E queste sono sciocchezze. Certo. Alla fine ognuno torna ragionevole. Ma io credo che prima di concederla mi tormenterei già col pensiero, boccerei tutti i pretendenti. E alla fine la concederei a quello che le stessa amasse. Perché quello di cui la figlia si è innamorata risulta essere il peggiore di tutti al padre. Non c'è che dire, è così. Da questo derivano molti dei malanni nelle famiglie. Certo. Altri sono contenti di venderla la figlia. Altro che darle il marito con onore. Ma questo capita in quelle famiglie maledette, dove non esiste né Dio né amore, e dove non esiste amore non esiste nemmeno giudizio. Sì, ci sono famiglie come quelle, è vero. Ma io non parlo di loro. Si vede che tu nella tua famiglia non hai conosciuto il bene se parli così. Sei veramente una disgraziata. Questo capita per lo più per via della povertà. In casa dei signori è meglio. Anche se è povera. La gente per bene è più onesta. Sì. Forse. Ma c'è anche un'altra cosa. Lo sai che per amore si può tormentare di proposito una persona? Questo è normale. Il primo amore coniugale passa, è vero, ma poi viene un amore ancora migliore. E quando arrivano i figli, ogni momento, fosse anche il più difficile, sembra essere una felicità. Ti piacciono i bambini, Lisa? A me piacciono immensamente. Mi pare che voi. Che cosa? Ma voi. Che cosa? Mi pare che voi. Parlate. Come un libro. Ne smettila, Lisa! Che cosa c'entro nei libri quando io stesso ho proprio un senso di schifo pur essendo un estraneo? Poi, non sono un estraneo. Ora tutto questo mi si è svegliato nell'anima. Possibile, possibile che non provi schifo nell'essere qui. Ma possibile che pensi sul serio che non invecchierai mai. Magari, ecco, ora sei giovane, bella, hai un'anima, un sentimento. Ma lo sai che poco fa, quando mi sono riscosso, ho subito provato un senso di schifo nell'essere qui con te. Infatti, solamente da ubriachi si può capitare qui.
vissuta come vive la brava gente. Forse non è che sarei la tua, ma mi innamorerei addirittura di te. Lo vedi cosa abbandoni qui? Il tuo amore lo abbandoni all'udibrio di ogni ubriacone. Sei stata comprata tutta intera e sei in debito e sarai in debito sino alla fine. E tutto ci rimetterai, tutto. Ti cacceranno di qui, andrai in un altro posto e poi in un altro ancora e infine alla cantina della via Sendaia. Ti porteranno all'ospedale. Ti ci porteranno e morirai senza benedizione. Ti comporranno alla svelta, compreranno una cassa da morto. Nessuno ti benedirà, nella fossa c'è fango, neve bagnata. E così. Ma è una dichiarazione d'amore. E allora? Sono stata una serata danzante. Da certe persone molto buone. Mi avevano una cantante. Dovevo. Non sapevano ancora lui. Proprio. Io mi trovavo lì da poco tempo e neppure ero decisa a restare. Appena avessi
pagato un bel tutto. Sarei andata via. Beh, da questo studente. Ha parlato con me per tutta la sera. Pensate che da bambini a riga avevamo giocato insieme. Conosceva i miei genitori. Di questo. Nulla sapeva io. Né sospettavo.
Sì, no. Ringrazio della vostra gentilezza. E vi restituisco i 6 rubli che mi avete prestato. Ve li mando per mezzo profondamente. Ieri ho fatto bisboccia con gli amici all'hotel di Parigi. Abbiamo festeggiato Sverdlov. Tu lo sai, quello è il mio amico d'infanzia, l'ufficiale. È un gran bisboccione, molto viziato, però è di buona famiglia. Ho capito anche che possiede una sostanza considerevole. Ha fatto una brillante carriera. È simpatico, spiritoso. Ha degli intrighi con tante signore. Capisci, abbiamo bevuto troppo. Ora ho pensato che bisogna restituire una sommetta a Simonov. Ero casualmente senza denaro quando mi sono impegnato anch'io a festeggiare Zverko. A Simonov ho scritto adesso. Ci ho messo 6 rubli. Nel pomeriggio lo troverai a casa e lo ringrazierai ancora. Potrò avere il mio salario. Sono già passati alcuni giorni. Come ti permetti, villano? Fermati! Fermati! Come osi entrare in camera mia senza chiedere permesso e guardarmi così? Mi avete chiamato voi. Rispondimi! Fermi! Aspetta. Così. Ed ora rispondi. Sei entrato senza chiedere permesso per guardare qualcosa? Se adesso vedo qualcosa da comandare, è a farmi io estimerlo. Volevo prendere la lettera per Simono. Non è di questo che ti chiedo, Boia, non è di questo. Te lo dico io, Boia, perché cosa vieni qui? Vedi che non ti paghi il salario. E allora non puoi andare a chiederlo. Ed è per questo che vieni con i tuoi stupidi guardi a punirmi, a tormentarmi. Ma non capisci come tutto ciò sia sciocco, 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 sciocco.
5, 7 luglio, il tuo salario. Ma non te lo pagherò. Non lo riceverai, almeno fino a quando non verrai rispettosamente a far ammenda, a chiedere scusa. Hai sentito? Questo non può essere. Sarà, ti do la mia parola d'onore che sarà. Io non ho di che chiedervi scusa, perché voi mi avete chiamato boia. E dunque, posso sempre andare al commissariato a denunciarvi per offese. Va, denuncia, facci subito sul momento, all'istante. Ma tu sei pur sempre un boia, 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 boia. Non sarebbe avvenuto nulla di tutto questo. E se verrà? Beh, che c'è? Non niente. Venga pure. Ieri mi sono fatto vedere così eroico. E ora? Una vera miseria nel mio alloggio, il divano, la mia veste da cane. Lei vedrà tutto questo e vedrà anche Apollo. Questo bestione di sicuro la offenderà. E io, se intende, mi metterò a fare i miei passettini davanti a lei, ti prenderò paura, mi metterò a sorridere, mi metterò a dire il falso. Mi coprirò con le falde della mia veste da camera, ma non sta nemmeno qui la porcheria principale. Qua c'è qualcosa di più importante, di più schifoso, di più vile, sì, di più vile. Di nuovo metto questa maschera nel giugliere, disonesta. Quale maschera disonesta? Perché disonesta? Ieri parlavo sinceramente. Ricordo che in me c'era un sentimento vero. Volevo suscitare in lei dei nobili sentimenti. Sarà pianto. È un bene. Avrà un'azione benefica. Apollo! Apollo! Ti senti proprio ci tieni? Va subito senza indugiare a chiamare il commissario di polizia. Va, subito! Non ti immagini nemmeno quello che accadrà. In serio? Non avete la testa a posto. E dove si è visto mai che un uomo vada a chiamare lui l'autorità a proprio danno? Per quanto riguarda la paura, è inutile che vi agitiate, perché non serve a nulla. Facci! 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 Ah sì, voi mi avevate chiamato? Ed io proprio allora avevo aperto questa notte. Non ho avuto il tempo di annunciarlo. Vattene! Vattene! Siedi. Mi hai sorpreso in una strana situazione, Lisa. No, no! Non pensare chissà che cosa. Non mi vergogno della mia povertà. Anzi, guardo con orgoglio alla mia povertà. Sono povero, ma galantuomo. Si può essere povero e galantuomo del resto. Vuoi del tè? No. Aspetta. Apollo! Eccomi. Posso fare qualcosa? Padrone.
sai che donna è quella. È tutto. Tu credi chissà che cosa, ma non sai che donna è quella. Bevi il tè. Sei venuta perché ti ho detto delle parole pietose. E tu ti sei intenerita. E ti è venuta voglia di nuovo di parole pietose. Sappi dunque che ridevo di te. Sì! E ne rido anche ora! Sì! Perché tremi? Sì! Ridevo di te! Prima a pranzo mi avevano offeso quelli che sono venuti prima di me nella vostra dimora. Sono venuto da voi per coprire di botte uno di quelli, l'ufficiale. Ma non mi è riuscito. Non l'ho trovato. Allora bisognava pure scaricare lo stesso su qualcuno. Ripassi! Sei capitata tu. E su di te ho rovesciato il guaio. Mi sono burlato di te. Avevo bisogno di mostrare il mio potere. Mi avevano umiliato. E io volevo umiliare. Mi avevano trattato come uno straccio. E io volevo trattare qualcuno come uno straccio. Ecco, cos'è accaduto? Mentre tu pensavi già che io fossi venuto per salvarti, no? Lo hai pensato? Lo hai pensato? Salvare. Da che cosa salvare? Forse sono anche peggio di te. Ma perché non mi hai tirato qualcosa sul muso quando ti ho fatto la preghiera? Avevo bisogno di potere! Di potere! Avevo bisogno di divertimento! Avevo bisogno di ottenere le tue lacrime!
L'umiliazione, l'attacco isterico, ecco di che cosa avevo bisogno. Anch'io, però. Infine non lo prendo. Perché sono un essere sozzo. Mi sono spaventato. E lo sei il diavolo! Perché ti ho dato questo indirizzo? Già, ti odiavo ieri sera. Che ti avevo detto il pazzo. Perché con le parole la tua idea, con la fantasia vado sognando, ma in realtà sai di che cosa ho bisogno? Ho bisogno che sprofondiate, ecco di che cosa, di tranquillità. E per avere la tranquillità venderei tutto il mondo per una copeca. Io so di essere un farabutto, un fannullone, un mascalzone egoista. Ho per male, per paura che tu venissi. Non hai capito? Non ti perdonerò mai per il fatto di avermi visto in questa misera veste da capo, mentre mi scagliavo contro Apollo, io, il Redentore! Capisci come ti odierò? Perché sei venuta qui e mi hai ascoltato? Perché l'uomo una sola volta nella vita dice tutto così. Perché dopo tutte queste cose mi stai ancora davanti? Mi tormenti, non vai via! Posso essere buono.
Maurizio. Se tornassi, forse che domani non la odierei di nuovo. Non sarà meglio. Non sarà meglio se ora lei si porterà via l'offesa che tu mi senti. La centesima volta quanto vale. Apollo! Ecco, se ti desiderato. Ecco il tuo salario. A ognuno il suo. Siamo morti entrambi! Sì, non vorrei!
c'è niente da fare. Volontà di Dio. Che il cielo l'abbia in gloria. E siete tanto afflitta, ma adesso basta. È ora di smetterla. Non si può piangere e portare il lutto per tutta la vita. Anche a me, al suo tempo, è morta la moglie. Che faccio? Mi addolorai, piangi, ma per un mese, e poi basta. Non sarebbe stato il caso che io avessi pianto la mia vecchia per tutta la vita. Avete dimenticato tutti i vicini. Non andate a far visita e non potete ricevere nessuno. Noi, scusate, viviamo come le tane. La luce del sole non la vediamo mai. La mia livrea se la sono mangiata i topi. Se non ci fossero persone da bene sarebbe giusto, certo. Ma invece tutto il distretto è piano di signori. Ricordi? Toby! Toby!
quando questo povero cuore cesserà di battere. E tu non hai rimorso. Io sono una mogliettina docile, fedele. Mi sono serrata in casa e ti sarò fedele fino alla morte. Tu mi ingannavi, facevi delle scenate, per intere settimane mi lasciavi sola. Signora! Signora! Di là c'è un tale che chiede di voi. Mi vuol vedere! Ma non gli hai detto che dal giorno della morte di mio marito io non ricevo più nessuno? Ah, sì, sì, glielo dico. Ma quello non può sentire nulla. Dice che si tratta di una cosa assai ingente. Io non ricevo. Glielo dico, sì, glielo dico. Ma quello sembra un indemoniato. Sbraito! Vuole entrare per forza! È già in camera da pranzo. Beh, fallo entrare. Che ignoranti, che peso questa gente! Ma che vogliono da me? Che turbare la mia quiete. Ma che, vedo bene che bisogna assolutamente andarsene in un monastero. Sì, in un monastero. Basta con la chiacchiere! E via Atanasio! Per un affare assai importante. Che vi occorre? Il vostro defunto consorte, che io avevo l'onore di conoscere, mi è rimasto debitore di 1200 rubli in due cambiali. Siccome domani devo pagare gli interessi alla banca agricola, io, signora, vi pregherei di restituirmi i denari oggi stesso. 1200? E perché mio marito ha contratto con voi questo debito? Ah, comperò da me della piana. E non dimenticate di far somministrare a Toby una doppia razione di piaga. Se Nicolai Michalovic ha lasciato un debito con voi, si intende bene che io pagherò. Giusto. Ma dovete scusarmi, oggi non ho denaro disponibile. Posso domani tornare ad accettare il fattore e le ordinerò di pagarvi ciò che vi è dovuto. Spiace. Questo momento non posso soddisfare il vostro desiderio. Inoltre oggi compierò appunto 7 mesi che mio marito è morto. Ed io ora sono in un tale stato d'animo che non mi sento affatto disposta ad occuparmi di questioni di interesse. Ed io invece sono in un tale stato d'animo che se domani non pago gli interessi sarò completamente rovinato. Mi sequestreranno ogni cosa. Posto domani voi avrete i vostri denari. I denari che ancora oggi, non posto domani. Ed io non posso aspettare se non posso mai. Che posso farci se ero in un quattrino? Dunque voi adesso lo pagate? Non posso. Per la vostra ultima parola. Sì, l'ultima. L'ultima? Sul serio? Sul serio? E mille grazie! Ne prenderemo nota! E poi voglio pure che conservi il mio sacco per te. Poco fa ho incontrato voi in strada l'impiegato del Lazio, il quale mi ha domandato: perché voi, Grigori Stefanovic, siete sempre così inquieto? Ma scusate, come non dovrei essere inquieto? Ho la prima colla, mi servono i quattrini! E io rimanti dall'alba che sono uscito di casa. Ho fatto il giro di tutti i miei debitori, almeno uno mi avesse pagato! E lo sto ancora. Ho passato la notte in chiesa dove, nella taverna, di un ebreo, vicino a un barile di vodka. Alla
fine arrivo qua a 70 verso la casa mia. Ho la speranza di riscuotere qualche cosa e invece mi si riceve con lo stato d'animo. Come non dovrei arrabbiarmi? Mi sembra di aver parlato chiaro. Quando il fattore tornerà dalla città, allora sarete pagati. Io sono venuto da voi, non dal vostro fattore. E scusate l'espressione. Che diavolo mi riporta dal vostro fattore? Egregio signore, io non sono abituata a certe espressioni. A un simile tono. Io non vi do più ascolto. Guardate qua. Lo stato d'animo. 7 mesi fa ne porta il marito. Devo pagare gli interessi, sì o no? Io mi domando, bisogna pagare gli interessi, sì o no? Beh, voi avete la morte del marito, lo stato d'animo per mille sciocchezze. Il fattore è andato chissà dove, che diavolo se lo porti? Ma io, tanto, che devo fare? Devo scapparmi dal pallone per svignarmi una delle mie creditori? Via qua! Oppure prenderla di corsa e spaccarmi la testa vicino al muro. Vado da Kuzer, non in casa. Jarosevic si era nascosta. Con Kurici hanno attaccato la vite d'inferno e ci è mancato poco che lo scaraventassi dalla finestra. Ma Kuzer aveva 20 rite. Questa? Lo stato d'animo. Nemmeno una di queste canaglie vuol pagare. Questo perché li ho trattati con troppi riguardi. Perché io sono becille. Un bancio. Una femminetta! Basta, andate adesso. Mi pare di conoscermi. Io non permetterò che mi si prenda in giro! E te lo riporti! Questo è andato qui, sì. Non vedrò finché non mi cadrà. Che rabbia, che rabbia! Che rabbia adesso. Mi tremano. Ti nervi! Mi si strozza. Cameriere! Cameriere! Desiderate. Dammi dell'acqua del glass. Vattene! La signora è indisposta e non riceve.
Non importa. Non ricevere. Io resto qui. E non ne andrò finché non mi dai i quattrini. Sarai disposta una settimana? E io resterò qui una settimana. Sarai disposto un anno? E io resterò qui un anno. I miei quattrini li riprenderò, mia cara. E non mi commuoverai né con il tuo lutto né con le tue fossette alle guance. Non ci fanno impressione quelle fossettine. Sergio! Stacca i cavalli! Non ce ne andremo tanto presto! Io resto qui! Di là in scuderia che tirano un po' di piada ai cavalli! Basta! Il cavallo di sinistra si è impegnato un'altra volta nelle reni! Arrabbiate! E dovevano arrabbiate! Portami un bicchiere di vodka. Non c'è che dire. Faccio proprio una bella figura vestito in questa maniera. Impolverato. Con gli stivali infangati. Lavato e pettinato. Lanciato pieno di pagliuzze. La gentile signora, la migliore delle ipotesi, ha scambiato per un brigante. Un poco riguardoso presentarsi in un salotto vestito in questa maniera. Ma non fa niente. Io non sono mica un ospite, ma un creditore. E per i creditori non è mica prescritto l'abito di società. Signore! Cosa? Siete io! Silenzio!
abbia addosso, che sento devo dar dure, non ne basta in polvere! Sento male. Cameriere! Io me ne vado. Mi sembra di aver parlato chiaro. Denari disponibili, ora non ne ho. Aspettate fino a questo domani. Anch'io ho avuto l'onore di parlarvi chiaro. I denari mi occorrono oggi, non posto domani. Se voi oggi non mi pagate, domani non mi resta che mettermi un cappio al collo. Ma che devo fare se erano nei quattrini? Siete un bel tipo. Dunque voi adesso non pagate? Non ho. Carissimo. In quel caso, io resterò. E non me ne andrò finché non mi darete i quattrini. Pagherete il posto domani? Benissimo. Ed io, sino a questo posto domani, resterò qui. In questa posizione. Ecco. Resterò così, a sedere. Ma io vi domando! Domani devo pagare interessi, sì o no? Oppure credete che ho scherzi? Signore, vi prego di non gridare. Io non vi sto parlando di scuderie, ma vi domando questo, domani devo pagare gli interessi, sì o no? Voi non sapete come ci si debba comportare col sesso gentile. Ah, che lo so benissimo. No, niente affatto. Voi siete un uomo grossolano, maleducato. Le persone da bene non parlano così con le donne. È meraviglioso. E come dunque desiderate che vi parli? In francese forse? Madame, je vous prie. Come sono felice che oggi non vi date i quattrini. Oh, pardon. Il tempo è così incantevole. Perché vi ho disturbato? E questo lutto vi sta così bene. È villano, è poco spiritoso. È villano, è poco spiritoso. Sì. Io non so come ci si debba comportare con sesso gentile. Signora, in vita mia ho visto più donne io di quanto voi non abbiate veduto. Ma sarà... Tre volte mi sono battuto in quello per le donne. 12 donne ho piantato io. 9 hanno piantato me. Sì, signora. C'è stato un tempo in cui facevo lo stupido, lo zerbinotto, lo stoccinato. Mi profondevo in complimenti, in riverenze. Ho amato, ho sofferto, ho spasimato l'amore, ho sospirato la luna, ho amato appassionatamente, pazzamente, in tutte le maniere che il diavolo mi porti. Ho cracchiato come una cornacchia per l'emancipazione, ho sperperato metà delle mie sostanze, in nome dei teneri sentimenti. Ma ora no, grazie. Ora non mi prendete per il naso. Basta! Thank you.
sono presenti. Ma tutte le donne, dalla prima all'ultima, sono frivole, civette, pettegole, invidiose, bugiarde sino al midollo delle ossa, senza cuore, con una logica rivoltante. E per quanto riguarda questa, scusate la franchezza, anche una gallina può dare dei punti a un qualsiasi filosofo in condanna. Guarda una di queste poetiche, vaporose, etere, come tante dee, tutte in estasi. Ma guardale nell'animo, sono dei volgarissimi coccodrilli! Ma quello che è più ripugnante è che questi coccodrilli si immaginano, non si sa perché, che il loro capolavoro, il loro privilegio, il loro monopolio siano i teneri sentimenti. Al diavolo! E appiccatemi a questo chiodo con la testa giù, se è vero che la donna sa fare qualcuno all'infuori dei cagnolini. Amore, la donna non sa fare altro che gemere e fare piagnistei. E mentre l'uomo soffre e si sacrifica, tutto il cuore della donna si riduce a questo. Favoreggiarsi e cercare di prenderti più forte per il naso. Voi avete la disgrazia di essere donna e quindi la stessa potete conoscere. Ditemi coscienza, avete mai veduto in vita vostra una donna che fosse fedele, sincera e costante? Mai! Fedele e costanti sono soltanto le brutte e le vecchie. Sarà che è più facile incontrare una beccaccia bianca, un gatto con le donne, piuttosto che una donna fedele e costante. Scusate, allora secondo voi chi è fedele e costante? L'uomo forse? Sì signora, l'uomo. L'uomo? L'uomo fedele e costante in amore. Sentite che novità. Ma che diritto avete di dir questo? Fedeli e costanti gli uomini. Già che siamo a questo punto, vi dirò che di tutti gli uomini che ho conosciuto e conosco, il migliore era il mio povero marito. Io lo amavo appassionatamente, con tutta la forza del mio essere. Come fosse ormai una donna giovane, spirituale. Io ricordo la leggerezza, la felicità, la vita, le mie sostanze. Gli devo dire, lo adoravo come un idolo. Ebbene, lo credereste? Questo raro campione di uomo mi ingannava ad ogni passo e nel modo più sfacciato. Dopo poco ho trovato nel suo scrittoio uno scrigno pieno di lettere amorose. Quando era vivo, ma spavento a ricordarlo, lui mi lasciava sola per intere settimane. Sotto i miei stessi occhi corteggiava altre donne e mi tradiva. Sperperava i miei denari, giocava con i miei sentimenti. E nonostante tutto questo, io ero fedele. Come se ciò non bastasse, gli ho fatto. Ed io sono sempre fedele a lui. E costante di me. Io mi sono seppellita per sempre tra quattro mura. E fino alla morte, mai devorò queste gravate.
con chi credete parlate. Come se non sapesse perché portate questo povero nero e vi siete seppellita fra quattro. Ma guarda, tutto ciò è così pieno di mistero. Non si può. Passa davanti alla vostra villa un qualche ufficialetto a spasso. Con cui guarda le vostre finestre e pensa. Qui vive una misteriosa damara che per amore verso il marito si è seppellita fra quattro mura. Li conosciamo bene, certi giochetti. Cosa? Come osate dirmi questo? Voi vi siete seppellita fra quattro mura, eppure non avete dimenticato di Cipriano. Ma come state a parlare con me di amore? Non gridate, per piacere, io non sono il vostro fattore. Permettetemi di dire pane al pane e vino al vino. Io non sono una donna e sono abituato ad esprimere le mie opinioni schiettamente. Favorite dunque di non gridare. Non sono io che grido, ma voi. Fate il piacere di lasciarmi in pace. Datemi le quattrini, io me ne vado. No, non griderò. No, vedrete. No, a vostro dispetto. Non vi darò neppure un soldo. Potete pure lasciarmi in pace. Io non ho il piacere di essere né il vostro marito né il vostro fidanzato. E quindi, per piacere, non mi fate delle scenate. Non mi piacciono certe cose. Vi siete permesso di sedervi? Sì, signora. Mi sono seduto. Vi prego di andare. Io non ho voglia di parlare con gli insolenti. Favorite, levatevi le piedi. Non ve ne andate? No! No. 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 E va bene. Luca. 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 Fa uscire questo signore. Thank you.
esiste il sesso debole. Mio buon signore, fammi questa grazia. Ho mi compassione di questo povero vecchio. Va via di qui. M'hai fatto morire di paura e adesso ti vuoi mettere a fare un duello. Fare il duello? Anche questa eguaglianza di diritti. Emancipazione. I due sessi sono uguali. L'ammazzerò per principio. Vedete, ci sono diverse specie di pistole. Sono delle pistole speciali per me. Le Mortimer, sì. Ma queste che voi avete sono delle pistole sistema Smith & Wesson. Al triplice più sicuro. Sì, sì. Con estrattore a percussione centrale. Magnifiche pistole.
costano almeno 90 rupie a paio. La pistola si deve tenere così. Più occhi, e non incendiare. Così? Sì, sì, così. Poi, con questo dito, sollevate il cane. Poi, prendete la mira. La testa un po' indietro. Ecco, con questo dito premete il grilletto ed è fatta. Ma la regola più importante è questa: bisogna star calmo e mirare senza fretta. Bisogna stare ben attenti a che non tremi la mano. Benissimo. Sparare qui nelle stanze non va. Andiamo in giardino. Sì, sì, sì. Però premetto che io sparerò in aria. Ci manca. Perché? Lo so che avete. Avete paura? Sì. Ah no, signore, non cominciamo a tergiversare. Favorite seguirmi. Io non avrò pace finché non avrò colpito la vostra prova. Sì. La fronte. Che tanto ho. Avete paura? Sì, ho paura. Mentite, perché non volete battere? Perché voi... voi... mi piacete. Sentite, siete ancora indietro di me. Anch'io sono stato sanguinosamente provocato. Vedete, ecco, come dire, vedete, ecco, propriamente parlando, la questione sta in questi termini. Andate, altrimenti sparo. Sparate, sparate.
state pure. Voi non potete immaginare quale felicità sia morire sotto gli sguardi di questi amorevoli occhi. Morire per la palla di una pistola impugnata da questa manina di velluto. Io sono diventato pazzo. Riflettete e decidete subito. Poiché se io sono qui, noi non ci vedremo più. Decidete. Io sono un nobile. Sono una persona da bene. Con 10.000 rubli di reddito all'anno. So piantare una pallottola in un soldo gettato in aria. Ho dei magnifici cavalli. Volete diventare mia moglie? Andatevene. Io voglio battermi alla pistola. Sono diventato pazzo. Non capisco più nulla. Cameriere! Un po' d'acqua! Alla pistola! Sono diventato pazzo. Mi sono innamorato come un stupido. Un ragazzino. Io sono diventato pazzo. Io vi amo. Amo come non ho mai amato. 12 donne ho piantate io, 9 hanno piantato me, ma non ho amato mai nessuno come voi. Sono ebro, sconvolto, liquefatto. Sto qui in ginocchio come uno stupido a chiedere la vostra mano. 5 anni che non amavo più. L'avevo giurato a me stesso e ora all'improvviso mi sento prendere, trascinare, trasportare. Dietro la vostra mano. Sì o no? Non volete? Non fa niente. È stato contro me stesso. Sono
sembrato come un ragazzino, come uno stupido. Mi sono messo in ginocchio dietro la vostra mano. Dio, che vergogna. Io vi amo. Ci mancava anche che mi innamorassi di voi. Domani devo pagare gli interessi. Lo faccio come già incominciato. Intanto voi...